gara da non sbagliare, c'è in palio l'accesso alla finale, chi perde è fuori. Non cambiate canale, sta per andare in scena il match con il Napoli che affronta il Milan. Manca poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. Un saluto da Piero Gepardo e Lelia Dani, grazie per aver scelto ancora una volta di stare in nostra compagnia. Al via le semifinali di Coppa Italia si comincia con un equilibrato match di andata. Match di oggi che vede in campo Napoli e Milan. Le partite come questa semifinale di Coppa Italia vanno inquadrate nell'ottica sempre dei 180 minuti. Oggi è importante sicuramente fare il risultato, ma è anche più importante evitare un passivo troppo pesante e difficilmente recuperabile nel match di ritorno. Ecco le scelte del Napoli per il match di oggi. Guardando i nuovi scelti, si schierano con un 4-2-4 che potrebbe davvero essere ultra offensivo, con due punte di ruolo e due esterni che vanno. Arditi, Pier, fondamentale il ruolo dei due esterni. Sono chiamati a fare tutta la faccia nelle due fasi. Milan che si schiera con questi 11, li vediamo. Per questa sfida hanno scelto una versione piuttosto offensiva del classico 4-5-1 perché gli esterni hanno le caratteristiche e la capacità di andare. A loro il tecnico avrà chiesto una partita di grande sacrificio, Pier, per dare una mano all'unica punta di ruolo. Si comincia, il primo pallone per il Napoli. C'è la touche, la rimessa con le mani. Può passarla. Si libera bene qui. 1-0, hanno trovato il primo gol del match, può essere importante anche dal punto di vista psicologico in questa semifinale. Grande fiuto del gol qui, nel posto giusto, al momento giusto, non si sbaglia. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Ha monopolizzato la vicina con le sue dichiarazioni, non so se avranno fatto piacere o meno al tecnico. Ha annunciato da poco la sua intenzione di ritirarsi a fine stagione, notizia che ovviamente non ha fatto felici i tifosi, sembrava potesse andare avanti ancora per qualche tempo. Beh, non sarà facile di certo trovare un sostituto all'altezza. Prima o poi però la società doveva porsi il problema di rimpiazzarlo, non è eterno, nessuno è eterno. Perdono un giocatore che ha dato tanto a questa maglia. Io sono curioso di sapere cosa deciderà di fare dopo. Capire se resterà nel mondo del calcio o magari, perché no, prendere una direzione completamente diversa. Il calcio comunque è stato, è e sarà sempre la nostra vita. Che sì. Grande chiusura difensiva. Ecco De Jong, la gioca lunga Mbappé. Mbappé! E c'è il gol, allungano, portandosi a più due.
azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiali direi. Quindi conclusione vincente di Mbappé da sottomisura, non poteva sbagliare da quella distanza. Ha di che essere contento l'allenatore per come sta giocando la squadra. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Intercetta il pallone. L'arbitro ha ravvisato un fallo e ha concesso la punizione al Milan. C'era qualche dubbio sull'esito positivo della trattativa, ma alla fine sono riusciti a trovare l'accordo sia con il giocatore che con il club. È giovane, ma anche vero che ha già dimostrato di avere le stimmate del predestinato. Io ne ho visti pochi alla sua età fare le stesse cose, senza considerare che ha ancora ampi margini di miglioramento. Difensore in difficoltà qui, attenzione, la palla non passa ma non è finita. Attenzione, c'è fuori gioco, il marcatore sembrava a pochi passi da lui. Carvajal. Bloccato il passaggio di De Bruyne. Occhio all'avanzata del Milan. Vince il contrasto e recupera il pallone. Kevin De Bruyne. Errore di De Bruyne qui. C'è la possibilità della ripartenza. Salta l'uomo, occasione per accorciare le distanze, attenzione, si alza la bandierina, è fuori gioco, rete non valida. Sì, era leggermente più avanti rispetto all'ultimo difensore, ma parliamo davvero di centimetri. Ecco Sadio Mané, gran palla qui per il compagno, bravo qui a smarcarsi, e c'è il gol del Napoli. Tifosi scatenati sulle tribune, lo stavano attendendo già da un po'. Da apprezzare meglio qui il soffiuto del gol, perché era il posto giusto e al momento giusto, e da quella distanza non poteva sbagliare e non ha sbagliato. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Buona idea, palla verticale, ma attento il difensore. Mané, buono il tocco sulla corsa del compagno. Che riflesso del portiere che salva la porta. Questa parata vale quanto un gol. La mette in area, spazza via. Può attaccare il Milan, norma del vantaggio. Può metterla in mezzo. Pallone perso questo, possesso regalato. Mbappé, Robertson, crossa verso il centro, palla allontanata ma non è finita. De Jong, bravissimo qui il difensore che recupera, elude il pressing avversario. Quiri,
Intervento perfetto ad alto rischio in area. Ecco Sadio Mané. La difesa la meglio e allontana il pallone. Due minuti di recupero, così indica la lavagna. Occhio al cross di Mbappé. Brutto rinvio, attenzione, c'è ancora la possibilità. Pericolo scampato. Quiri. Palla gol per il Milan. Che sì. Arbitro che dice che può bastare. Primo tempo che si chiude sul risultato netto di 3-0. Mbappé si sta dimostrando anche oggi fra i migliori del calcio mondiale. Buona fin qui la sua prova. È in formissima là davanti, impressionante oggi per il numero di tiri in porta. Riesce a smarcarsi dei difensori e concludere a rete. È anche un gol per lui a referto. Primo pallone della ripresa per il Milan. Passaggio intercettato. Robertson. Occhio a Mané. Vuole l'imbucata. Trova bene la profondità. E c'è il gol. Partita in cassaforte adesso. Questo replay del gol, una ripartenza perfetta. È stato quindi un gioco da ragazzi mettere alle spalle del portiere sfruttando la situazione di 2 contro 1. Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra. Altro gol e vantaggio che si allarga. Una partita a senso unico, 4-0 per loro. Punta la porta, azione che sfuma, ottima lettura difensiva. Marquinhos chiede aiuto al portiere. Robertson, la gira su Robertson. Serie A nuovamente protagonista su EATV, match da seguire. Gara che vedrà di fronte Napoli e Cagliari. Entrambe praticano un calcio spiccatamente offensivo, la ricerca costante del gol. Mi piace, eh? Sono sicuro che anche i nostri amici a casa non resteranno delusi. De Jong. Holland. Riceve De Bruyne. Ecco De Jong. Lottin. C'è spazio davanti a sé. E c'è il gol, la giornata da incubo per il portiere avversario. Da apprezzare meglio con questo replay il paziente giropala che ha portato al gol. Ha raccolto il suggerimento del compagno e l'ha messa dentro da distanza ravvicinata. C'è un cambio fra i giocatori del Napoli. Match a senso unico, 5-0, una lezione. Grande calcio protagonista sulle frequenze di EATV con questo match che promette spettacolo. La filosofia dei due tecnici mi piace tantissimo. Un gol più dell'avversario, è questo che dovrebbe garantirci una partita. Alla palla, buono, occhio! Il pallone è uscito, si ripartirà con una rimessa dal fondo. C'è il cambio, la sostituzione nel Milan.
Robertson, il tocco per De Jong, guadagna metri Mané, c'è il cross in area di Mané, tentativo impreciso del difensore che non riesce a liberare. Occasione per Mbappé, stavano già per festeggiare ma non avevano fatto i conti con il portiere. Che parata Lele! Non capita spesso di vedere qualcosa di simile. Che tuffo incredibile, Pier. Scambia corto sul compagno. Prova Mané. Parata eccezionale questa. Palla in mezzo di Kane. Ha cercato la rete di testa, ma il pallone è fuori. Il merito qui va al pressing della difesa. C'è la sostituzione, abbandona il terreno di gioco. Riconquistano il possesso recuperando il pallone. Si libera dell'avversario. Hanno spezzato bene la trama qui. Attenzione, hanno la possibilità del contropiede. Hanno perso palla, è sfumato il contropiede. Carvajal. Kevin De Bruyne. Occhio a Mbappé. De Jong. La parata del portiere che dice di no. Christensen. E il pallone se ne va via. Giocata interessante per il compagno. Possibilità per il cross. Sbaglia Kane qui. Apprezzabile questo pallone. Prosegue spedito ancora. Poco convinto in questo intervento. Lascia lì il pallone. Ecco Mbappé. Occhio a Kane. Perde palla banalmente Carvajal. Possono ripartire in contropiede. Giro palla in attesa che si aprano gli spazi. Cross troppo sul portiere. Mbappé. Occhio alla ripartenza. E c'è il gol, ne hanno fatto un altro, ormai ha perso il conto, la partita è davvero a senso unico. Questo replay del gol, una ripartenza perfetta, una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere, non poteva fare molto da quella distanza. Ennesimo gol, allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Stanno letteralmente umiliando gli avversari con questo 6-0 pesantissimo. Capisce tutto, intercetta il passaggio. Ci saranno 3 minuti di recupero. Chukwueze. C'è spazio per il cross. Prova a spazzarla via, attenzione. Azione che sfuma, qui poteva essere pericolosa. Ottima lettura difensiva. Primo round che va in archivio. Vittoria per il Napoli può essere importante in vista del ritorno. Primo atto di questa semifinale che ha emesso un verdetto chiaro. Non c'è stata storia. Hanno giocato meglio. Hanno creato di più.
diverse occasioni, hanno trovato più volte il gol. Non è finita, certo, ma a questo punto dipende tutto da loro, eh. La finale è davvero un passo, se non commettono sciocchezze al ritorno diventa una formalità. Straordinario anche oggi il contributo di De Bruyne, ma non è una notizia. C'è la sua firma su questa vittoria, Pierre. Per lui una prestazione davvero notevole che va al di là della doppietta messa a segno. E i difensori se lo sogneranno anche stanotte. È stato un vero incubo per loro.